Benvenuto Tiziano, le triste sul divano, il cognome è giusto come si dice? Bertrand. Bertrand. Sono come Django, sai il film? Sì, 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 giusto. No, però chiaro. Infatti io chiedo perché quei cognomi particolari, quante volte te lo storpiano? Guarda, io posso farti una lista, ma cioè, poi la cosa interessante è quando ti telefonano, magari sai, sei di fretta, hai bisogno di dare le informazioni sì, 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 tecniche e devi star lì non e dici spelling. Lo scandisco e neanche scandendolo arriva, cioè, quindi... Mi è successo oggi, tra l'altro. Tanto neanche per cambiare. Sì. Sei qui per, e parliamo prima subito del singolo nuovo, però poi chiacchieriamo un po', perché tanto su YouTube queste interviste rimarranno per 10.000 anni, quindi chiacchieriamo di Tiziano proprio sì, tutto quello che fa, perché mi stavi incuriosendo che ne fai veramente tante. Sì. Partiamo dal singolo. Sì. Canzone nuova che si chiama... Imparerò. E quindi, già nel titolo credo che c'è tutta la storia. Già ti sei detto. Sì, sì, ma sì, imparerò perché voglio imparare o imparerò perché la bastonata mi servirà almeno di imparare? Ma io direi entrambe le cose. Nel senso di dire che imparerò è un atteggiamento interessante. Ottimo. No, ma perché ci stavo cioè ogni tanto ripenso effettivamente a questo titolo. E le influenze sono tante. Ma che bello, mi sono centrato sì, il titolo bene. Sì, no, da parte, vabbè, adesso non voglio essere... No, vabbè, però, no, però sì, nel senso, ci sono tantissimi influssi. Sì. E ogni tanto quando ripenso appunto alla canzone è come se dovessi scegliere quale influsso no, è più interessante. Più cose da raccontare. Esatto. Per esempio, ripensavo tempo fa, quando... Così parliamo anche di Paolo Faldi, che è l'autore delle musiche. Io ho scritto il testo, Paolo Faldi ha fatto le musiche. Mi ricordo una volta che ero con lui e stavamo lavorando, insomma, a varie cose, no? E ero relativamente giovane, nel senso ancora un po' acerbo, e mi ricordo lui che aveva detto proprio questa cosa, dice, impara. Cioè l'aveva detto in un modo che mi è rimasto e quindi deve essere appunto una cosa, come dire, che poi si è sviluppata. E, ah, poi è utile. Sì, e poi, quindi ovviamente tutto parte da dei semi che certo, si sviluppano, certo, eccetera. Certo. Poi è una canzone che ha avuto degli, come dire, un percorso molto lungo rispetto magari alla precedente Love Is Not a Dream che mi è uscita quasi di getto. Invece questa è stata, mi fa piacere che è nata proprio da tanti elementi. È nata inizialmente da un momento... Ho avuto bisogno di un tempo di decantazione, decantamento. Sì. Sì, esatto, perché all'inizio era nata come un momento di rabbia, ci sta. Perché infatti una cosa che ho imparato... visto che lo useremo spesso questo verbo, imparare, certo, è proprio il concetto dell'osare, nelle canzoni, nell'arte, cioè osare, proprio audere, no, in latino. E quindi ho detto, vabbè, mettiamoci la rabbia, partiamo da quello. E avevo iniziato a scrivere un testo diverso da quello attuale, dove c'erano molti elementi anche metaforici, e questa era la prima bozza. Ed era molto di getto, molto istintiva, esatto. Poi, successivamente, quando Paolo ha costruito la melodia, ho dovuto in un certo senso ricominciare. E lì è successo una cosa, cioè, sorprendente, perché ero in sala prove e ho cominciato proprio a tirar fuori le parole. Certo. Cioè, soprattutto andando poi a gruppi, perché la prima strofa mi è uscita così. Quindi è cambiato tantissimo, è diventato molto, molto più intenso. Poi la seconda strofa invece è una storia un po' diversa, perché... Io ascolto, io, come dire, prendo ispirazione da tutto e una cosa che amo è ascoltare la musica quando magari sei da solo, che cammini, che vai al bar, che assorbo soprattutto il testo. E stavo ascoltando questa canzone di Ligabue, il giorno di dolore che uno ha. Perché... Scritta per un collega giornalista che io conoscevo molto bene. No, quindi vedi che è tutto collegato. Stefano Ronzani, certo. Vedi che... E tra l'altro lo sto riscoprendo appunto Ligabue nei testi, quindi sono molto, essendo autore anche, sono molto sensibile. Sei più attento alle parole, sì. E praticamente ero lì che c'erano queste immagini che lui aveva, molto molto specifiche, e io ero fuori da un bar e sono entrato appunto nel bar con la seconda strofa. Sì. Perché io ogni tanto scrivo sul cellulare, scrivo appunto... degli appunti. Una volta era più difficile, adesso col cellulare sì, perlomeno puoi anche registrarti sì, qualcosa al volo. Sì, ma poi ti dico anche io sono un po' forse bukowskichiano, ecco, diciamo così. Okay. Il bar, sai, io sono ancora sì, legato per alcune cose. Ispirazione dall'ambiente. Sì, anche. Sì, sì. E poi una canzone che cresceva. Sì. Quindi queste erano le premesse, ma poi tante cose sono arrivate dopo e io non le sapevo neanche, proprio perché è una canzone che si muove.
Cioè, imparerò. Meno male che l'ha registrata, se no andavi avanti 20 anni. Eh Insomma, sì. come Leonardo la Gioconda l'ha ritoccata per Eh sì, 30 anni, si è esatto. portata Beh, dappertutto. però potrebbe essere un esperimento, non l'hanno Anzi, ancora fatto, di riprendere una canzone continuare a. e di riscrivere, cioè perché ci sono, sai, gli adattamenti, le cover. Però poi quando, il Sì. problema è se lo fai su una canzone famosa, che se lo fai su un pezzo che non ha avuto grande successo, chi se ne frega. Fai la canzone famosa, ti aspettano sotto casa per Sì. suonartela i fan. No, ovviamente parliamo Non magari. suonartela, No, suonartele. certo. Parliamo dell'autore, dell'artista in sé, che è quello che, insomma, Ma guarda che non l'originale. te lo perdonerebbero. No, però. Perché è come i bambini, da sicurezza che le parole sono quelle che hanno la dietro lì che. Sì. No, no, ma poi ovviamente la canzone è sempre un organismo vivo perché tu magari la scrivi per quella cosa e l'ascoltatore ci Poi quella trova. sera che la canti con un mood Sì, diverso, con un esatto. arrangiamento diverso, è ovvio, è armonica, insomma. Esatto, sia per te come interprete, ma anche per l'ascoltatore, perché tante volte tu dici io l'ho scritta per questo motivo, Ma ma guarda che fa fatica l'ascoltatore. e non l'accettano. Se gli è piaciuta così è dura, eh. Sì, però diciamo che è interessante, come dire, sviluppare anche la cosa. E appunto, andando avanti, questa canzone si è incontrata anche con altre cose che facevo, perché Imparerò era il discorso della. Anche del tramandare qualcosa. E tra le tante cose io ho avuto la fortuna, e ancora ogni tanto mi capita, di seguire dei ragazzi del liceo per quanto riguarda insomma, le materie latino, greco, inglese, insomma, tutti questi ambiti. E mentre scrivevo ho aggiunto poi l'elemento del doppio, quindi del fatto che la canzone è in seconda persona, tu, io ti dico queste cose, no? Quindi è rivolta a qualcuno. E anche lì è abbastanza aperto, però io l'ho concepito effettivamente per loro. E un verso in particolare, insomma, è dedicato La a chiave di loro. lettura, la tua, poi dopo ognuno la prenda, Sì. è normale che poi la fanno loro, la pensano dedicata a un figlio, la pensano dedicata a un genitore, chi lo sa. Il tuo, invece la tua idea era proprio con i ragazzi. Com'è rapportarsi da insegnante? Dunque sei giovane, sei stato studente fino a poco Sì. tempo fa. Com'è rapportarsi dall'altra parte? Cosa cambia? Ma allora io poi ho un metodo molto particolare, nel senso che cerco di avere molta pazienza, perché, e questa è una cosa che mi hanno riconosciuto e io sono grato a loro per questo, perché molto spesso vedo che i ragazzi hanno veramente tanta voglia di fare, ragazzi giovani, cioè 15 anni, adolescenti, hanno veramente tanta voglia di fare e soprattutto il dono più grande è che loro avevano delle passioni diverse dalle mie. E quindi sono loro a insegnare a me con Certo, la loro. questo tipo di percorso che insomma è loro. E poi l'ascolto è importante, cioè nel senso loro hanno bisogno di essere ascoltati, di Che parlare. li ascoltano poco Sì, in generale, la sì. società li ascolta poco, le famiglie li ascolta Sì, poco. ma poi sono anche molto intuitivi, cioè hanno Non un'intelligenza sono anche male, sottile. No, eh? Non sono esatto. male i giovani. No, esatto, cioè Non io ti sono dico, ho conosciuto, ma poi ragazzi diversi, nel senso che magari c'era il ragazzo più silenzioso, il ragazzo più estroverso, il ragazzo più concentrato, più nerd, però tutti hanno qualcosa, hanno degli tu elementi. sono materie non così facili, insomma. No, certo, però anche lì ho cercato di insegnargli, cioè una cosa che ci tenevo è, io ti do, perché è quello che ho scoperto anch'io, ma cioè quello che ho imparato, per usare sempre. Sempre lì, imparerò. Quello che ho imparato, sì, io vengo, sono un classicista, insomma, vengo dal classico, quindi è lì, insomma, sei un po' fatto bene, ovviamente, ottieni una forma mentis molto elastica, molto aperta su tutto, quindi per questo che ho sempre uno sguardo aperto. È come se avessi collaudato un metodo per loro, soprattutto, sai, nelle traduzioni che hanno sempre questa fretta, no, di arrivare alla fine. Io ho detto, no, tu stai da un punto all'altro, non ti preoccupare di quello che. Iniziamo con questo, poi vedrai che Per andando gradi. avanti Ma tutto si sviluppa e questo è utile anche, diciamo, perché nella hanno vita. fretta? Hanno fretta, Hanno sì, hanno fretta, fretta di finire la eh? versione, cioè nel senso vogliono arrivare alla fine, cioè. Vediamo chi è l'assassino. Esatto, ed è Ah, esatto, cioè a me piaceva, a me, come dire, all'epoca mi sembrava di essere, sai, Indiana è che Jones, andrà a perché. scoprire. Esatto, come anche nella matematica, cioè pur avendo fatto il classico, però matematica è importante, mi Certo, piaceva, quindi. certamente. Quindi insomma, e quindi loro hanno questo dono e cioè, per me è stata un'esperienza grandiosa. Poi Beh, ci io ci credo. tengo anche a uscire un po', sai, dai binari dell'insegnante classico. Cioè, non è una cosa. No, è il recupero proprio della passione. Ma caspita, tra l'altro stavo ragionando, no? In base a quello che fai, la risposta poi dopo è ovvia.
Che sei un milanese senza cadenza milanese, cioè la Ma dizione perfetta, come mai? come mai? Perché anni di attore di... Cioè, hai dovuto esatto. smilanezzare, Sì, o no. facevi il dogui, o No, facevi beh. il caratterista, uè, No, nani, allora! beh, però mi piacciono le lingue, cioè io le considero come lingue, quindi per esempio mi piace, per dire, abbiamo creato con degli amici un personaggio romanesco, a me piace per esempio il dialetto romanesco, lo adoro, Quindi... quindi quando posso lo inserisco, lo uso, no, però sì, cioè essendo anche attore, doppiatore, speaker, cioè adesso arrivo da un turno dove mi dicono, no, Ma questo è voi c'è anche aperto, videogiochi? Che sì, anche videogiochi, videogioco tutto. cosa hai fatto? Che voce hai fatto ai videogiochi? Ma sai, quando sei lì è molto random a Non sai volte, neanche quindi cosa stai perché io facendo. purtroppo non sono un videogiocatore, è quello il Ah, problema, capito. cioè rispetto ad altri colleghi che ti Che sono saprebbero anche dire, smanettoni. sì esatto, molti colleghi subito ti vengono lì a dire, no, ma li invidio anche perché comunque è una cultura Ma ti anche piace di più quella. fare i videogiochi o fare parlati di altre cose? Ti Ma ti interessa di dico, più? Ah. è una sfida perché Io io... sono abbastanza enfasi nei videogiochi. Sì, infatti, bello, mi piace che hai sottolineato questo perché, come nei cartoni animati, nel senso, perché la sfida è proprio questa. Allora, io a monte di tutto vengo da, ho scelto come interprete una scuola di pensiero che porto sempre avanti, diciamo, in tutti i percorsi che faccio, che è la scuola di John Strasberg. John Strasberg è il figlio di Lee Strasberg, che sai, il fondatore dell'Actor Studio, quindi questa scuola prestigiosa americana Certo. che poi ha formato Marilyn, i No. grandi Marlon Brando. Credo che non ce ne sia Cioè... uno che non sia passato da lì. Esatto, Di quelli bravi, eh. sì, Paul Newman, no, ma poi anche Sarà un alcuni... caso. E lui mi ha stupito perché è stata la svolta, io sono arrivato da lui che avevo un bagaglio molto tecnico, ma la difficoltà era l'anima, era la realtà, e non era facile, cavolo, non era facile, cioè era proprio, era come se volessi tirar fuori delle cose, ma... Sei ingabbiato in qualcosa di tecnico Sì, che certo. purtroppo, Anche nella ahimè. musica tu vai a vedere la gente che canta, ci sono un interprete. Se un interprete devi interpretare, Esatto. interprete non vuol dire virtuoso della tecnica Esatto. vocale, interprete vuol dire entrare e raccontarti con la voce di quel personaggio lì. Sì. Allora stai Sì. interpretando. Infatti io ti dico, ho bandito la parola recitare. Non la dirò Vabbè. mai più. La odio. Sì, perché per certi, cioè, è ovvio, tecnicamente stai recitando, però. È proprio, capisco quello che dici, è proprio quello il punto. Tu stai, ti metti addosso e diventi quel Sì, personaggio per quei 20 minuti. ma poi se ci Quindi... fai caso, non esiste niente di non vero nella creazione No, anche artistica. perché se vuoi essere credibile devi attingere al tuo Sì, bagaglio, se sì, sì. no... Ma poi sai, sembrano discorsi a volte un po' immediati, no? È la prospettiva perché uno dice la finzione. Va bene, assodato, ma spostiamo lo sguardo. Cioè, questo che dico io ed è quello che dice... Cioè, quando tu vedi lavorare John, la cosa bella non è quello che fa a me. Perché John è una persona anche, parlando di pazienza, di insegnanti, no? Parlavamo prima, Prima, è una certo. persona molto pacata e che non puoi fregare. Quando cerchi di, sai che ti viene normale, lui ti Sì. smaschera, è inevitabile, però non ti giudica. È calmo, Allora, è pacatissimo, cioè, avercene insegnanti sì, così. cioè È anche una bella lezione per imparare quando ti capita di tornare a fare l'insegnante. Esatto, sì, per uno dei suoi classici, ti getto due cose che lui ha detto, lui è proprio questo gioco, magari quando si fa la scena, lui ti ascolta e tu ovviamente sei come un fiume, perché ho fatto questo, no? Perché que Dimostrativo. Esatto, e lui fa, era quello che volevi fare? Sì, l'hai fatto? No. E quindi ti fre cioè, ti fa, è il discorso della scelta, lui ti Certo. dice, il lavoro che fai è su di te. Certo. Vabbè, sì, Non è un certo. discorso di personaggio, di costruzioni, è la vita. Quindi tu devi, come attore, come uomo, Sì, come se no persona, donna, risulti insomma. fasullo, se no risulti fasullo. Esatto, ma è proprio, paradossalmente, è un discorso di fiducia in te stesso, di Sì, scelte, certo, che immagino. sembra facile, ma ti assicuro che quando sei lì non lo è, perché non, è difficile ascoltare se stessi nella vita, figurati nel teatro, nello spettacolo, insomma. Però quando succede, cioè io ti dico, c'ho qua i brividi perché ne sto parlando, mi viene in mente. Una L'emozione. mia collega che era lì a fare appunto questi lavori con lui, solo a cucire. Era una scena di La casa di Bernarda Alba e di García Lorca. Era solo cucire, basta. Giù, cioè proprio ti viene da piangere. Non so cosa succede. Cioè, è la Sì, realtà. certo. Non ha fatto niente.
Non devi fare niente. Che quel niente in realtà è un grande lavoro, quel niente. Esattamente. Per arrivare a quel niente devi E spogliarti di tutte le sì. E sovrastrutture. per tornare appunto alla tua domanda sui videogiochi, le cose, è Sì. proprio questo il punto, cioè cercare continuamente la realtà, la verità, soprattutto in quei contesti, cioè in quei contesti dove giustamente tu mi dici, se io devo fare, sai, i videogiochi, i più grandi esempi sono per esempio i soldati, no? Dove devi urlare, dove devi, cioè, spaccare tutto, la guerra, e lì come fai? La guerra non l'hai fatta. Sì, no, ma a parte, cioè, certo, ma come fai a trovare la realtà in una situazione del genere, soprattutto in poco tempo, perché lo speakeraggio non ha i tempi del teatro dove puoi Certo, provare, certo. dove... Dove è normale anche la parte di Certo, prove. e E tieni quindi... conto che quella frase che tu dirai la sentiranno milioni di volte i ragazzini e la diranno anche loro quando poi saranno con i loro amici. Passami Sì, no, ma è un lavoro... con l'MK, Gino! Esatto, sì, cioè nel senso, adesso te la faccio un po'... Però per Prego. dire, cioè, tu devi proprio sentire Sì. che sei nella Certo. guerra, cioè, perché succede, è una cosa vera, cioè, nel senso, non hai il Pensa a tempo, quelli che però. doppiano i porno. Beh, anche quello, sai, è divertente. Io ti... Guarda, non voglio fare uno scoop, però, già se dico così hai capito. No, nel senso che comunque può essere divertente anche Sì. quello, vogliamo, diciamo, il lato C'era un bello, quando bellissimo capita. film di Nichetti dove lui Sì, faceva il doppiatore e sì, doppiava, solo sì. che lui, arrivando ai cartoni animati, doppiava i porno come i Sì, cartoni sì, animati. sì. Era No. fantastico. Non mi ricordo più come si chiamava. Volere volare, Volevo forse. volare, forse Sì, con la sì. Finocchiaro, un Esatto. film veramente che abita abbastanza qua vicino lui, Sì, la effettivamente. leggerezza, insomma, Sì, sì, prendiamo a sì. volte la cosa con leggerezza. No, ma poi un'altra cosa molto difficile sono, per esempio, gli audiolibri, che io Ah, beh, adoro. certo, che adesso stanno andando in grande Sì, io ne ho voga. fatti, li adoro e ti dico, la difficoltà degli audiolibri è il discorso della lettura, no? Che è molto facile al microfono avere un'impostazione, avere tutta una costruzione, ma è più facile quei libri in prima persona, ma il parlato, la quotidianità. In fondo è una persona che sta Certo, che sta esprimendo del... parlando. Infatti, guarda, c'è Cioè... solo qualcuno. Io sono sentito quello del Signore degli Anelli, dove quello che lo leggeva faceva anche tutte le vocine. Bravissimo. No, ma Che perché... classe. Cioè, io ne faccio una, due, tre, questa ne aveva già 30. No, no, ma il discorso è che, come dire, cioè proprio la difficoltà è questa, soprattutto è vero perché sei tu l'unica voce. Poi, sai, sono le scelte perché a seconda di quello che ti Ma chiedono... raramente hanno il budget per averne due o Eh tre. sì, no, chiaro, Quattro. chiaro. È chiaro che se fa uno solo, ne pago uno, li ho Sì, sì, pagati sì. tutti. No, comunque il discorso è questo, cioè alla fine si trova comunque una dimensione. Cioè, il discorso è che appunto a volte ti chiedono delle cose molto specifiche, a volte invece puoi ampliare, puoi, come dire, puoi cercare anche delle cose diverse. Tu hai già pensato a come mettere su un palco tutte queste cose? Perché oggi anche solo cantare non basta più, cioè, non dico solo lo storyteller, ma avere uno spettacolo più teatrale, più raccontato. Poi le cose che scrivi te, secondo me, si adattano anche abbastanza. Sì, ma Ci hai già pensato sì, anche più una assolutamente. forma teatro e forma canzone? Perché tanto, insomma, a Milano locali per andare a suonare vivo non ci sono più, bisogna andare giusto nei teatri. No, ma guarda, Quindi. ti dico, è interessante anche questo, vedi che è tutto con... Beh, allora, intanto io ho fatto due percorsi, diciamo così, perché sto cercando di fare quello che dici tu, semplicemente cambiando i parametri, cioè io sono partito da Love is Not a Dream, che era una Sì. canzone, poi questa canzone è diventata uno spettacolo teatrale, scritto da me, ex novo, che conteneva la canzone, poi questo anche Certo. perché all'università avevo fatto un percorso, ho studiato questa materia, drammaturgia musicale, dove praticamente si parlava della canzone come personaggio che interviene in vari momenti, a volte interviene con la persona che suona, e quindi in gergo si dice Sì. diegetico, oppure nel sottofondo, quindi si dice extra diegetico, con un motivo, una motivazione. E qui era interessante perché è una canzone che diventa testo, ma che diventa anche Sì, dentro la funzionale storia. anche alla storia. Certo. Esatto, e adesso è diventato anche un audiolibro, per dire. Quindi questo è il primo binario. Hai già visto che funziona, che si Sì, può fare. e diventerà sicuramente col tempo, diventerà anche un musical e un Ah, film. beh, certo, faccio Quindi più. è un esperimento. Sono direttamente collegati. Anche se fare Certo. musical in Italia non è facilissimo. Non, cioè, li vanno a vedere anche se vanno a vedere quelli famosi americani, le cose nuove fanno un po' più di fatica. Però il linguaggio del musical in Italia non è così come in America, no, cioè vanno a Sì, vederli sì, sì. mai sentiti, mai visti, vanno a vederlo, che figata. Qua da noi andare a vedere un musical nuovo non è così facile.
Eh sì, è vero, siamo legati un po' alla tradizione, anche se ultimamente forse si sta virando verso... Ma... Eppure, cioè, le operette, le opere, alla fine erano No, dei ma musical. per esempio, non so se c'è questo musical che a me piace molto, che adesso faranno un film fra poco, vi avevo visto ora il trailer, di Revan Hansen, che Eh no, non lo conosco. è una storia che ha anche un risvolto sociale, perché parla dell'adolescenza, delle difficoltà, parlavamo prima dei Sì, ragazzi, no? sì. Quindi l'adolescenza, la difficoltà, insomma, di relazionarsi, poi parte tutto da un equivoco, è una sorta di una commedia dell'equivoco. Ma... E poi la relazione con i Bel linguaggio genitori, divertente, con l'equivoco funziona. sì, no, ma infatti l'idea è geniale, infatti ha vinto anche dei premi e tra l'altro, Farò i compiti perché non lo sì, guarda, te lo conosco, non lo consiglio, conosco. Dear Evan Hansen, bellissimo. Vabbè. Ed è interessante questa cosa perché mi aggancio alla seconda parte del discorso che facevamo di tutto, perché a me piace, cioè come interprete, come artista, la commistione di generi. E adesso sto preparando, diciamo così, appunto uno spettacolo musicale che, come dicevi, unisce tutte queste cose, perché a me piace molto anche l'elemento del reading e del racconto. Quindi l'idea è di prendere una tematica, in parte l'ho fatto, ma a livello, l'ho fatto con Love is Not a Dream sull'amore, ma adesso volevo dargli una consistenza, come dire, più precisa, più ordinata. E siccome la mia canzone in sostanza parla di tenacia, allora parto da questo per andare a recuperare canzoni da musical o da film, quindi colonne sonore, e mi avvicino, diciamo così, all'incontro con la musica, perché appunto le canto dal vivo con un chitarrista e anche con una pianista, e poi con la danza. Quindi volevo inserire anche, Certo, insomma, più arti. sì, sono in contatto con Il vero questi colleghi. multimediale, Esatto. Sì. varie possibilità. Senti, ti ringrazio tantissimo. Spero di vederti presto dal vivo, lo dico a tututti, ma è vero, spero di vedere tutti presto dal vivo. Ci sono dei progetti, quindi E lui, comunque il li. problema è che mancano i No, locali, ha chiuso quasi tutti, e ma con adesso questa pandemia è stato un stiamo disastro. riprendendo, quindi sicuramente io sono ottimista perché ho Sper no, sentito anche. speriamo, cioè io non so veramente cosa pensare. Comunque, grazie tantissimo e soprattutto aspettiamo anche un bel LP, insomma. Ah, ma quello arriverà. Che Beh, arrivi a... comunque in cantiere ci sono due canzoni, quindi vi posso assicurare che Passo per le idee ci passo. sono tantissime da qui all'eternità, quindi su questo state assolutamente tranquilli. Dai, bravo, benissimo. Ci risentiremo presto. Tienimi informato e sicuramente in bocca al lupo per Grazie, tutto. viva! Grazie.